Dimissioni per Roberto Angelucci. Lo storico sindaco di Francavilla arriva al suo photo finish per scelta. Dopo il suo ritorno in campo lo scorso anno, oggi sente che è arrivato il momento di dare il suo saluto. Lo stesso giorno dell'elezione avevo detto che avrei lasciato nell'ultimo periodo il testimone a un giovane della lista. E in questi 4 anni di opposizione però sono riuscito a convincere l'amministrazione a far ripartire il porto, a rimettere mano ai progetti della pista ciclabile, della costa. Continuerò a lavorare nel settore dei marmi, che è il mio settore. Avere quel lavoro mi ha consentito di non essere legato alla politica per vivere di politica, ma anche di comportarmi bene, onestamente, facendo questi 35 anni di amministratore, dove non mi hanno mai potuto accusare di nulla. Solo la Corte dei Conti è stata molto cattiva nei miei confronti, perché non è stata capace di riconoscere che avevamo fatto tutte le cose fatte bene. Un successore è già stato trovato e scelto, e sarà Alessandro Mantini a prendere il suo posto. Un avvocato giovane, bravo, ritengo che possa portare avanti questi discorsi che abbiamo fatto. E nel senso dell'alternanza speriamo che oggi c'è un tipo di amministrazione, se un domani verranno tanti giovani, tante persone attive che lavoreranno per Francavilla e si faranno apprezzare, ci potrà essere un'alternanza o prossima o futura che darà, continuerà a dare un'autonomia a questa città. Francavilla si ama sempre, da maggioranza, da opposizione e da cittadino, non si può amarla solo quando si comanda.